Beh, poiché l'espressione potere viene spesso utilizzata senza che noi ne sappiamo il contenuto, ho cercato di spiegare in termini molto elementari in che cosa consiste il potere e gettare luce su un fenomeno su una parola che tutti utilizziamo e dietro cui si nasconde un fenomeno complesso. Il potere, quindi, ho incominciato a studiarlo dalle relazioni intersoggettive per poi vedere attraverso il meccanismo sociale, come si arriva dal potere sociale in senso lato, che è quello che ciascuno nel rapporto intersoggettivo può esercitare sull'altro, al potere pubblico, che è invece quello dello Stato. E svolgendo questa trattazione ho poi gettato luce su che cosa? Sui fenomeni del fenomeno politico propriamente detto, il potere e quindi dei governanti nei confronti dei governati e la bussola, la stella polare che ha guidato il mio lavoro consiste nella limitazione del potere perché la limitazione del potere salvaguarda il potere stesso dalle sue alterazioni, da tutti quei difetti, quegli eccessi che il potere porta sempre con sé.